Perché il marchio Abarth mi è rimasto impresso e il rumore, io penso sia stato più che altro il rumore. Tutti gli appassionati di automobili, insomma, sanno che il momento dell'avviamento è un momento importante. È quasi un suono, è una sinfonia, voglio dire, per chi è appassionato, ovviamente. Abarthista lo sono diventato col tempo, è diventata una passione. È una sensazione incredibile, proprio quella sensazione di mitico che lega l'Abarth a me stesso. Penso che se io dovessi essere una macchina sarei una 500 Abarth. Fare una bella curva, farla magari anche al limite. Io ho tantissime passioni. You have enthusiasm in your hands, you can feel it. L'Abarth è stata la mia prima scelta, è una 500 più. Yo. Sportività, eleganza e semplicità. Why Abarth? To put it all in such a small package, that is genius. Anybody can put it into a big package, but to put it into such a small package, so compact, so powerful. È come far ruggire i topi, le cose piccole farle diventare cattive. What did he have more than everybody else? What made him different than everybody else? I think it was a passion for engineering. That same spirit was reborn. Che cosa c'è all'Abarth in più? Penso che il segreto è quella motivazione che hanno le persone che ci stanno dietro. La passione per l'Abarth è difficile da spiegare. Penso che sia quella connessione che c'è fra il materiale e lo spirituale. Guidare un Abarth è una cosa bella ancora prima di salire sulla vettura. Io penso comunque che per gli appassionati questa macchina sia un mito. Anche vederla soltanto passare ti dà emozione. You know, somehow that enthusiasm, that passion was reborn and translated from an idea into a car.